Well, folks, it's time to kick it old school. La Pokémon Go mania negli ultimi tempi è andata calando. Io per primo, dopo il primo mese di entusiasmo, ho cominciato ad annoiarmi. Tutto è diventato ripetitivo, i bug, la mancanza di aggiornamenti importanti, il primis, un aggiornamento che ci permetta di andare ad individuare dove sono i Pokémon, per esempio. Tutto questo ha cominciato a pesare. Inevitabilmente, il gioco è stato abbandonato da molti. Li capisco. Però, qualche giorno fa, mi è arrivato il nuovo braccialetto Nintendo, il Pokémon Go Plus. E almeno in parte l'entusiasmo è tornato, però stavolta forse durerà anche meno. Cos'è il Pokémon Go Plus? Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo indossabile provvisto di Bluetooth che fondamentalmente ci dà la possibilità di interagire con la nostra applicazione Pokémon Go senza dover prendere in mano lo smartphone. Figata, direte voi. E l'ho detto anch'io la prima volta che ne ho sentito parlare. Però devo dire che dopo una settimana di utilizzo, l'idea iniziale che mi ero fatta di questo Pokémon Go Plus è stata decisamente presa a calci nel culo. Cominciamo parlando della costruzione. È decisamente leggero, buono per chi lo porta al polso, ma la sensazione appena preso in mano è di una plastica cinese da neanche 10 euro. Il braccialetto in sé non è niente di più che un semplicissimo e orribile laccio da scarpe. Per passare dal bracciale alle clip da cintura, che clip in realtà non si può chiamare, visto che altro non è che un unico scomodo blocco di plastica, dovremo andare a svitare la parte posteriore e sostituirla. Ampliate per il culo. Ok, andiamo avanti. Tanto da bravi giocatori sappiamo che non è importante come è fatto, ma come funziona. Giusto? E devo essere sincero, il Pokémon Go Plus, nella sua semplicità, fa tutto quello che deve fare e lo fa bene. Il problema è che in realtà questo aggeggio cosa deve fare? Praticamente niente. Tutto il lavoro va a farlo l'applicazione. E l'applicazione non va bene. Ma andiamo con ordine. Alla prima configurazione del bracciale con un nuovo dispositivo dovremo prima effettuare il pairing Bluetooth, poi aprire l'applicazione Pokémon Go, andare nelle impostazioni e associare il dispositivo. A questo punto comparirà una breve guida sull'utilizzo, davvero semplice e basilare. Quando troveremo un Pokémon nelle vicinanze, l'accessorio vibrerà per tre lunghe volte lampeggiando, di luce verde se è un Pokémon che abbiamo già catturato, di giallo se è un Pokémon nuovo. A questo punto potremo decidere di lanciare una Pokéball per provare a catturarlo. Fine. Questa è la nostra unica chance, una sola maledetta Pokéball. Se va bene al primo colpo, bene, altrimenti non potremo nemmeno lanciare una seconda. Infatti il Pokémon si sarà già dato alla fuga. Quindi la soluzione più ovvia diventa: tengo il telefono in tasca, quando il bracciale vibra, tiro fuori il telefono e, in base a quale Pokémon mi trovo davanti, decido se rischiare con una singola Pokéball in rapidità, scelta scontata quando ci troviamo davanti a un altro Pidgey, oppure se ci tengo un po' di più la cattura, diciamo con un bel Charmander, per esempio, allora ci clicco sopra e me la gioco con Mega Ball e Bacche a volontà. Già capirete a questo punto la scomodità e il nonsense generale di questo accessorio. Aggiungiamo poi il fatto che se decidiamo di catturare il Pokémon tramite l'applicazione dovremmo poi ricollegare il Go Plus che si sarà disconnesso. In più, come se non bastasse, da quando vibra il bracciale a quando riusciamo effettivamente a vedere di che Pokémon si tratta nella schermata dell'applicazione passano comodamente 30 secondi. Tempo che probabilmente avremmo potuto impiegare per lanciargli una decina di Pokéball normalmente. E, dolcis in fundo, se per qualche malaugurato motivo finiamo le Pokéball, non solo non possiamo usare il Pokémon Go Plus, ovviamente, ma nel momento stesso in cui proviamo ad utilizzarlo, il Pokémon si sarà dato alla fuga istantaneamente. Qualcosa di buono però lo fa. Almeno con i Pokéstop non ci sono particolari problemi. A parte un po' di ritardo nell'individuarli, la cosa funziona bene. Abbiamo tre vibrazioni brevi con una luce blu e cliccando possiamo raccogliere gli oggetti gentilmente concessi dal Pokéstop di turno. La cosa più utile probabilmente sono i passi. Poter contare le distanze percorse con lo schermo del nostro telefono spento, oltre a risparmiarci un bel po' di batteria, ci permette di poter utilizzare l'applicazione ad oltranza durante le nostre giornate, registrando parecchi chilometri anche senza muoversi troppo. Per assurdo, questo Pokémon Go Plus sarebbe più adatto a un giocatore molto casual. Chi come me non ci gioca più tanto, ma vuole comunque finire quello stramaledetto Pokédex, in realtà ne trarrà molti benefici. Per esempio per schiudere le uova o per raccogliere le caramelle dai nostri buddies. Ma per chi c'è ancora dentro fino al collo e passa le giornate col naso incollato allo schermo del proprio smartphone a catturare Pokémon, diciamocelo, sarebbe una spesa abbastanza inutile. Un oggetto in più, che non vi servirebbe, vi farebbe più che altro perdere tempo. Piuttosto, mettetevi i soldi e compratevi una bella batteria portatile. Lo sapete meglio di me, di quanto ne avete bisogno. Uno Snorlax! Lo prendo? Uno.